Io ho iniziato questa conferenza stampa ricordando come fosse, come il CTM fosse l'organizzazione di Mirko Tremaglia. È un'organizzazione che è la più antica, perché ha 50-60 anni di storia tra quelle dell'emigrazione, e nasceva, come è chiaro, ampiamente schierata in un chiaro alveo politico, perché non è che poi ci si nasconda. È stata un'organizzazione che ha avuto nobili pagine di storia, cioè ha rappresentato e si è caratterizzata soprattutto per aver combattuto la battaglia del voto degli italiani all'estero. Ovviamente non basta, poi le cose cambiano. Quei rapporti associativi, quei rapporti di fratellanza spirituale che si sono poi stabiliti in ogni parte del mondo tra uomini che avevano comunque valori di riferimento comuni, come è evidente, che erano comuni nell'affermazione dell'identità nazionale di fuori dei confini, e anche un riferimento, come è chiaro, debbono continuare a trovare spazio, patria e orizzonte. Il comitato tricolore inevitabilmente, insomma, come avviene in tutte le, nel momento in cui gli è mancato il suo padre fondatore, ha avuto, come era inevitabile, insomma, i suoi momenti di difficoltà, ma ha saputo ritrovare da se stesso le energie e le risorse per ricrearsi, per far riprendere la battaglia a tanti che la conducevano ad decenni e per arruolare nuove leve che sono pronte a risollevare gli stessi argomenti di battaglia. Quindi da una parte quel diritto che era stato affermato oggi va difeso, e poi tutto il resto, quello che abbiamo cercato in qualche modo di illustrare in questi minuti, insomma, in questo pomeriggio, no? Quindi legami identitari forti da una parte, dall'altra parte la presenza dell'italianità come valore, la consapevolezza che tutta questa non è soltanto declamazione retorica, ma è l'oro nero italiano sparso in giro per il mondo, e quindi la volontà di riprendere questo cammino, d'intesa, come logico, con quelli che si inseriscono nello stesso alveo culturale. Quando dicevo io temo che le elezioni dei comites possano per esempio essere di servizio ad alcuni patronati, magari colorati, affermo una cosa che è palmare, che è evidente per tanti, e che vuol dire comunque anche una ripresa di scelta di campo, come del tutto evidente, cioè si sa da che parte tradizionalmente è stato il comitato tricolore, e ha tutte le intenzioni di collaborare con le altre organizzazioni di migrazione che si ritrovano nello stesso alveo culturale. Io sono assolutamente convinto che l'Italia, insomma, io in questo Parlamento sono stato per 20 anni, quindi non è che non sappia che cosa è accaduto e che cosa accade. Non so quale sarà l'esito di questa ennesima trasformazione italiana, perché questo è palesemente un momento in cui si cambia un ciclo, no? È finita quella che abbiamo conosciuto come Seconda Repubblica, non sappiamo quale sia in realtà la Terza, non sappiamo quale sarà il momento di sviluppo. Sono anche convinto però che quando si ritroverà in Italia un orizzonte simile, omogeneo a tutto quello che è il quadro delle grandi democrazie europee, e quindi quando in qualche modo finirà il momento della grande protesta sociale, e che viene poi rappresentato, come avviene in tutti i paesi, da un focolaio che magari raccoglie molto, ma che è assolutamente assortito ed è protestatario e basta. Dopodiché tutte le grandi democrazie si dividono, si bipartiscono sostanzialmente tra centrodestra e centrosinistra. Ci sono i popolari, la famiglia dei popolari contro la famiglia socialdemocratica sostanzialmente, no? Ci sono i conservatori, ci sono i... quello che è il quadro di tutte le democrazie occidentali, e sostanzialmente questa bipartizione c'è. L'Italia è destinata comunque a rimanere in questo alveo. La Seconda Repubblica, con tutti i suoi errori, con tutto ciò che è accaduto, ha comunque segnato anche per l'Italia questa scelta.
credo che non ci siano, come dire. Il terzo polo italiano oggi è il polo della protesta, che rischia di diventare il primo, dopodiché gli altri due poli saranno inevitabilmente quelli che culturalmente segnano comunque, per famiglie, in senso lato, due modi di intendere la vita, il mondo, la collocazione geopolitica di un paese. E il CTM sta nell'alveo del centrodestra, per capirci, è convinto che anche in questa elezione è opportuno che paese per paese, verificato ciò che c'è da verificare, si facciano delle liste dove il centrodestra sia possibilmente unitariamente rappresentato, senza amore per le bandierine, insomma, per capirci, dove si possono rappresentare le bandierine e si può vincere è utile farlo, dove ciò non è utile sostanzialmente dico che cosa è utile che si presentino delle liste di intesa, insomma, questo penso che sia il messaggio in qualche modo che si chiedeva, questa è la domanda che si deve rispondere, questa risposta pubblicamente che pubblicamente do. Caterina Iannacchi del Consiglio dei Greci del Mondo, prego. Dai riferimento, grazie. Il riferimento di questa bellissima iniziativa, quindi volevo anch'io collegarmi con la Grecia all'estero, con gli italiani all'estero che sempre abbiamo collaborato, diciamo che siamo stimolati Grecia all'estero per il modello italiano, anzi addirittura preso, modificato ovviamente secondo le nostre peculiarità che abbiamo, che accetto anche i termini che sempre ho portato avanti, si parla di un'altra Grecia fuori dalla Grecia. Qui si nasce questa mia domanda. Voglio dire, le nostre peculiarità, essendo come gli altri chiamano poi PIX nel Mediterraneo, diciamo, come facciamo a portare avanti questi diritti del nord e sud, in cui si parla pochissimo, perché ormai ci hanno spinto di fare una politica sudista, in modo tale che anche l'immigrazione oggi, secondo il trattato anche del Dublino 2, è stata anche per motivi geofisici, per Italia, la Grecia e Spagna, che è facile, diciamo, fare questo passaggio per l'immigrazione, non sottovalutando questo, no? Quindi come facciamo noi a collegarsi, a formare questa rete in modo tale che questo Dublino 2 si permette di spostamenti di immigrazione verso i paesi del nord, dove c'è la possibilità di vivere meglio, perché anche loro hanno diritto di vivere meglio, perché siamo immigrati, quindi abbiamo l'esperienza dell'immigrazione, seppure la nostra esperienza non è uguale all'immigrazione degli anni 50 con l'immigrazione di ora, insomma. E poi un'altra domanda vorrei impone per il trattato Maastricht, ma se noi abbiamo votato, insomma, a livello europeo questo trattato Maastricht, come si fa a dire oggi che di parlare per lo sviluppo e di investimento per i nostri paesi, dal momento che questo trattato impedisce o magari ci permette a piccole e medie imprese di trasferirsi da un momento all'altro da un paese dove gli conviene, quindi di partenza siamo fregati, oppure rimane un discorso retorico, diciamo, insomma, a questi livelli. Grazie. Io ti rispondo con le parole che due giorni fa eravamo ad un dibattito a Matera, ci ha detto il senatore Tremonti, non è stata l'Europa ad entrare nella globalizzazione, è stata la globalizzazione a sfondare la porta d'Europa. Il problema non è solo i trattati che sono stati siglati e firmati, il problema è che c'è una precisa volontà di distruggere quella che è la piccola e media impresa a favore dei grandi gruppi industriali. Questa crisi poteva essere facilmente risolta non con degli ammortizzatori sociali, non dando dei denari a tutti come si è scelto di fare, perché in Grecia, lo sapete meglio di me, si è scelto di chiudere la grande damigiana del debito versando altro vino, mentre la damigiana continua a perdere vino. La Grecia è purtroppo legata al memorandum della Troica fino al 2050, ma nessuno questo lo dice. La rete si fa attorno ad un qualcosa in comune, noi in comune abbiamo il Mediterraneo, ma fino ad oggi anche l'Italia si è disinteressata di quello che accade nelle non democrazie del Nord Africa. Basti pensare che il Parlamento libico in questi giorni è riunito in un albergo a 5 stelle a Tobruk, ma questa notizia sui giornali italiani praticamente non esiste. Quel Parlamento libico, in attesa delle milizie che attaccavano, è stato ricoverato per una settimana su un traghetto greco in un porto che si chiama di Tobruk. L'Italia, come il resto d'Europa, si è disinteressata di quello che è accaduto all'indomani delle e anche del caso Grecia, perché oggi noi ne discutiamo un po' perché la Troica ce l'abbiamo a due passi da casa. Allora
fare rete si può fare attraverso un punto in comune. Il punto comune si chiama il Mediterraneo. È il modello sociale che l'ha cambiato, Caterina. Non deve esserci più lo spread, il numero, il PIL al centro della nostra agora, ma se ritorneremo pian piano a mettere l'antropos, a mettere le storie di uomini, di grandi italiani, di grandi greci, di grandi europei che sono in giro per il mondo, è quello il punto di ripartenza. Però è un problema di carattere non politico, è un problema di carattere culturale, perché oggi siamo in questa corsa, oggi è anche politico, ma deve partire dall'uomo, l'uomo che ha fatto le polis, è l'antropos che ha costruito le polis, e poi le politiche vengono in un secondo momento. Grazie. Grazie, ovviamente sono riflessioni lanciate in una circostanza che mi preme evidenziare, giudico amichevole, che meritano ovviamente maggiore riflessione sotto più punti di vista. Allora, io direi che in un momento di particolare debolezza ci siamo trovati anche se la giornata probabilmente non era indicata per affrontare un tema di questo tipo, perché credo che oggi l'elemento significativo e importante è la presentazione di questo giornale, ma non mi estimo in qualche maniera di fare qualche riflessione a riguardo, anche perché sarà un tema che affronteremo nel pomeriggio. E ci siamo trovati a quasi senza nessun tipo di confronto con le commissioni competenti, commissioni estere, in un decreto che era un decreto significativo come quello del decreto missioni, ci siamo trovati ovviamente all'interno di quel decreto un pacchetto di norme riguardanti la questione del voto dei comites, come se fosse una grande conquista, e qualcuno ha cercato in qualche maniera anche di farcela in un certo senso interpretare in questo senso. In realtà non è una conquista, noi ci troveremo a votare in un mese, forse, probabilmente, i decreti attuativi praticamente, già, il solo fatto che il Ministero degli Esteri già abbia attuato le procedure è già estremamente discutibile. Ci troveremo a votare in un mese e mezzo, durante le vacanze natalizie, con ovvie esigenza da parte dei nostri connazionali di farne richiesta, e quindi ovviamente mi sembra chiaro che il vantaggio di tutta questa operazione sia nelle mani di quei pochi che hanno nei propri uffici i documenti dei nostri connazionali all'estero. E il risultato che emergerà da queste elezioni non sarà un risultato che si può attribuire a un processo democratico, tutt'altro, sarà un risultato ovviamente molto poco soddisfacente per quanto riguarda ovviamente il numero dei votanti, sarà un risultato di parte inevitabilmente, e io non ne faccio una conseguenza, diciamo, critica sotto il profilo appartengo a un contesto che in un certo senso è diverso. No, io ho cercato di far capire, di far comprendere anche ai nostri interlocutori che questo sarebbe stato un grande errore, perché questo voto in questa fase, in questi termini, non avrebbe fatto altro che uccidere questa rappresentanza. Ciò che rimarrà alla fine di questo processo, probabilmente alla fine di questo voto, è una rappresentanza delegittimata, che non avrà più ruolo, e quindi ovviamente io li richiamo alle loro responsabilità, semplicemente questo. Senatore Pessina, responsabile esteri di Forza Italia, aveva una domanda. Più che una domanda, volevo innanzitutto ringraziarvi per questa ospitalità e farvi complimenti per questa iniziativa editoriale molto interessante e molto importante, che può diventare ancora più importante proprio dato il momento in cui ci troviamo. Volevo anche sottolineare tre elementi che mi hanno portato con grande affetto a partecipare a questa presentazione. Io sono stato eletto a Bergamo proprio nel periodo in cui è stato eletto Tremaglia, e
ero anche considerato da lui l'unico, l'unico candidato presentabile, tanto che quando lui faceva delle manifestazioni in cui presentava il suo programma eccetera eccetera, mi invitava, chiedendo di essere presente, perché ho detto tu sei l'unico che puoi stare al mio fianco e rappresentare un certo tipo di politica. E quindi, e poi ho partecipato ovviamente all'approvazione della legge costituzionale per l'elezione dei rappresentanti dell'estero. Ora, quello che mi interessava sottolineare però da quello che ho ascoltato in questa presentazione era anche quanto detto dall'amico Migna, ossia che noi dobbiamo guardare al futuro in una maniera molto diversa da come l'abbiamo vissuto nel passato. Ossia noi, nel passato io ricordo che queste elezioni dei comites, ma anche le elezioni dei rappresentanti degli italiani all'estero, sono sempre stati fatti con dei blocchi separati, ossia da una parte c'era il blocco del centro-sinistra, il PD o il PDS o quello che era, dall'altra parte c'erano le varie sigle, Forza Italia, CTM, eccetera. E questo frazionamento nel presentarci agli elettori ci ha sempre penalizzato enormemente, tanto è vero che abbiamo sempre dato molto, molto spazio al centro-sinistra proprio per questa ragione. Quindi vorrei sottolineare questo aspetto di diverso atteggiamento per il futuro, anche perché l'episodio del Comites oggi è un episodio che noi lo dobbiamo vivere come una disgrazia che è avvenuta praticamente in tempi molto contenuti senza averci dato la possibilità di reagire. Però noi dobbiamo guardare al futuro. È giusto avere questi sospetti, questi timori, come è stato fatto presente da Migna, ma bisogna che noi proprio da oggi cominciamo a ragionare e a operare legislativamente o anche con interventi di informativi, e quindi utilizzando tutti gli strumenti come quelli alle quali date la luce oggi, proprio per cercare di fare in modo che si eviti questa stortura che sicuramente si verificherà con l'elezione del Comite. Quindi io con questo augurio che il futuro nostro sia un futuro di unione e di alleanze, che vi rinnovo i miei più affettuosi auguri per questa iniziativa elettorale. Grazie a tutti, buon lavoro.